siamo quasi al centro di Praga, dovremmo girare a sinistra per andare verso il Ponte Carlo. Ed eccoci qui, Ponte Carlo, Praga. Sono pronta a fotografare e immortalare. Siamo a Praga. La cattedrale di San Vito. Eccola lì, lassù, la cattedrale di San Vito, bellissima. Stando qui a sinistra dovrebbe esserci la cattedrale di San Vito. E dopo aver visto la bellissima cattedrale di San Vito di Praga, adesso ci spostiamo verso il locale per mangiare qualcosa al volo. Magari nel frattempo vediamo la casa danzante, dopodiché ci richiamo nuovamente nella struttura dove abbiamo soggiornato ieri. Prendiamo i bagagli e ci dirigiamo spediti verso, credo, Salisburgo. Il video del ponte. Porto per le vie di Praga, dirigiamo nuovamente nella strada che abbiamo fatto prima, che passava appunto per un tratto sempre dal ponte Carlo, perché da qui inizia il ponte, in effetti il passaggio è pedonale, il ponte è strapieno di gente. A 40 km da Salzburgo abbiamo preso tanta di quella pioggia,
che neanche la telecamera della GoPro si vede. Adesso ci mangiamo qualcosa e poi vediamo di prenotare qualche albergo o qualche campeggio. Bloccati in questo autogrill per la forte pioggia. Ne sta lottando contro una cerata. Domenica 30 agosto, ci troviamo a Salisburgo in questo dormitorio, alberghetto a poco prezzo, il più economico di Salisburgo. Ci prepariamo per rientrare in Italia. Spero di arrivare almeno a Bologna. La tappa impegnativa, 600 km, il tempo non è stato clemente assolutamente, sono giorni che prendiamo pioggia e questo ha rallentato la nostra marcia. E infatti oggi la moto, partiremo nuovamente con la pioggia. A dopo. Andiamo sul ponte, sì. Siamo alla collina sul ponte qui, Salisburgo. Siamo in un grill a 149 km da Udine, bloccati da una pioggia torrenziale. E quindi ci siamo fermati mezz'oretta fa per pranzare in questo grill, ma il tempo non ne vuole sapere. Continua a piovere a dirotto, la moto è lì fuori. Siamo in Italia, finalmente, in direzione Bologna, a un centinaio di chilometri da Bologna, 130 più o meno. Piccola sosta, spuntino, e poi si riparte finalmente, bel tempo, sole, 24 gradi. Si sta da Dio rispetto ai 10-12 gradi di prima e pioggia a non finire. A dopo, ciao, siamo in Italia! Dai, ciao! €38,30 a Bologna. Oggi bella tappa, è tutta sotto la pioggia. A dopo. Noi siamo dei guerrieri. Questa pioggia ci fa ridere a noi, ma porco di... Ci fa ridere questa pioggia. Ah? Siamo delle rocce, eravamo fermi a Firenze e adesso stiamo andando a... È tutto bagnato! Ti rinvesti la testolina. E adesso stiamo andando a Livorno a prendere la nave. Ma cazzo, ma perché l'hai lasciato qua? Io l'ho lasciato qua. Direzione Livorno, dai! Buonasera amici, siamo sulla nave, 31 agosto, domani sera verso le 7 dovremmo rientrare alla base Palermo in Sicilia. Scusate se parlo mentre mangio, ma non ho avuto il tempo. Altra giornata di pioggia intensa, ma ce l'abbiamo fatta. Un'impresa anche per prenotare la nave, perché avevo finito i soldi sulla carta di credito, anche Sonia sulla sua Postbay. Questa è la nostra cabina esterna, l'unica disponibile. Bello, si vede anche il mare, più spiaziosa. La nostra avventura sta per finire, ma rimarranno i ricordi meravigliosi, indelebili, di una vacanza, ma soprattutto di un'avventura in moto straordinaria, la più bella in assoluto della mia vita, è passata con l'amore mio, che è stata eccezionale in tutto e che quindi niente, ci lascia questa bellissima esperienza. A domani!